radio2.rai.it. Dai, che inizia Autovolante, dopo Mu iniziamo noi, beh, fino alle 19 c'è da Savino Zappa. Sono le 6 in punto, siamo veramente puntuali oggi. Dai, allora, corriamo. Tra l'altro, ieri è iniziata la primavera. Se ne dicono tante, sali per un giro nell'ottovolante. E chiudiamo con questa invece di Daniele Giacchetta, il nostro autore, che scrive: 6 italiani su 10 preferiscono la mafia alla disoccupazione. Gli altri 4 hanno ricevuto un'offerta di lavoro che non possono rifiutare. E ora andiamo con il comico per un minuto. Chi è il comico per un minuto di questa settimana? Dai, il nostro inviato, Davide Grav. Colleghiamoci con Davide. Ciao Savino e grazie per la linea. Prego. Allora, forse tu non lo sai, ma io sono il nuovo inviato speciale di Ottovolante e sono sempre alla ricerca di notizie incredibili. E vai, vai. Bene, come vedi siamo in diretta da New York, esattamente dalla Fifth Avenue, perché si sta verificando un evento incredibile. Abbiamo una bicicletta che per protesta si è incatenata in palo, incredibile. Ma tanto non c'è, mi sembra. C'è un'immagine in diretta. Sì. Salve bicicletta, allora, in esclusiva ai microfoni di Ottovolante ci dica quali sono i motivi della sua protesta. Ma che cosa vuoi? Ma, Davide, ma... Su, forza, ci dica a cosa è contro, per cosa sta lottando, ci dica qualcosa. Ma che cosa devi... Ma scusi, ma perché non parla? Ma ci dica... Appunto, Davide. Ah, addirittura uno sciopero della parola, incredibile. Ah. Niente, Salvino, qui da New York è tutto, a te la linea studio, ciao! Sì, grazie, mi sa che dobbiamo cambiare però, dobbiamo cambiare, ti manderemo da altrove, da qualche altra parte. Davide Gravi, il comico per un minuto di questa settimana, onda verde, le informazioni sul traffico.